niente, alla fine non ti sono le due funzioni fondamentali, ma non si hanno pensare. Poi sai che sicuramente c'erano vari piatti. Però si facevano, veramente si facevano in quattro per prendere il mio turno di piatto. Ormai possiamo fare i video grandi scienze politiche e indirizzo economico, poi è diventata scienza dell'economia. Sono passato questi giorni a parcheggiare la macchina, l'ho visto con mia figlia, il vostro padre, questa bella assistente della Bocconi. Ma sai che mi piaceva fare questo? Un mese prima, la meccanica la serie piaciuta, quella pesante, no? Poi c'è comunque altro rumore, c'è quel rumore di fondo, che è pesante. Però avevo sentito un amico che mi ha detto, guarda, se GML piace a lei. E allora facciamo quello che vola con la carta dell'arancio. Ma come ho mangiato in effetti, ragazzi. C'è ancora un golosone lì, eccolo lì. Stai a casa tua, così se non vuoi rispettare le mie leggi, mio zio. E a un certo punto improvviso muore, però lui mentre muore dice adesso vado su, però caspita, ho fatto tante cose, quindi si mette in pace. E in effetti l'ascensore dell'aldilà lo porta su al decimo piano, no? Quello del paradiso. Quindi si aprono le porte. L'ho interrotta. Ah, signora, vai, ci vedete da fare. No, è in paradiso. Stavo di piano. Si apre l'ascensore. Sì, grazie. Andiamo forza con questi caffè, ragazzi. Dai, dai, vai avanti. Ma che c'è il video? Ma poi ci racconti. Ma che ti dicevo tre cose. No, basta. Decimo piano. Si apre il decimo piano e in effetti arriva San Pietro. Dice, ah, sto a cavallo. Dice, uè, come è il dottor Brambilla? Come va? Dice, ma sto bene, allora, ma se è tutto di fretta, no? Perché l'ho abituato così. Mi fa, ma stai calmo, non si preoccupi, non mi fa. Allora, è un paradiso, cosa faccio? No, un momento. Allora, come pensa di aver vissuto lei? Beh, insomma, ho dato da lavorare ai dipendenti, ho fatto qua, ho fatto là, ho pagato le tasse, tutto. Mi fa,
Allora, un po' di evasione c'è stata, le tasse interne sono alte, lo sa come sì. Poi la moglie sì, però un bel po' di corna lì e non parliamo con la Dagisa, cosa è successo? Vabbè, ma lì siamo più, ho capito, poi sì, dipendente, non è, ma andati via a calci in culo parecchi. Senti, facciamo una cosa. Andiamo a farci un giro giù l'inferno, ma no, come l'inferno, ma sì, ma non si preoccupi, guardi, lei ha visto troppi film, paradiso e l'inferno è un modo di vivere, no? Sì. Comunque in paradiso purtroppo queste cose qui non può passare, vado giù l'inferno, però provi a vedere, guardi che non è male. Dice, ma allora io lì, no, dice, allora guardi, vada giù, prende il cervo, gli farà accompagnarlo giù, e poi io vado giù l'inferno, sì, è giù l'inferno, giù, giù, zero. Si apre la porta, c'è un corridoio, c'è una signora che lo aspetta, ah, ma io non sono bambina, l'aspettavamo, come va? Sì. Dice, ah, però l'inferno, dice, qui sono l'inferno, sì sì, guardi, allora, senta, lei può scegliere il fratello inferno. Dice, può scegliere, sì, 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 guardi. Allora può scegliere tra l'inferno tedesco, l'inferno francese e l'inferno napoletano. Io fa, come faccio a scegliere? Dice, ma no, non si preoccupi, adesso lei faccia il colloquio, vada a informarsi, poi guarda qui non è una prigione, poi scelga quello che vuole. Allora vado, sì, dice, sì, sì, deve provare. Allora, va. C'è la reception, c'è la tedesca, se sbaglio l'accento perdonatemi. Oh, ciocno! Commenta Top Pampilla, benvenuto al nostro inferno qua tedesco. Quindi lei se viene e viene a stare con noi, troverà la nostra precisione tedesca, qui è tutto organizzato. Ah, e quindi? Allora, al mattino sveglia alle 7. Doccia, tutto bello, perfetto, quando è a posto c'è colazione alle ore 8. Colazione con strudel, la tedesca, pane, marmellata, prosciutto. E poi alle 9, un po' tardino, ma va bene, si comincia il programma. E come il programma consiste in un'ora di martellata sulle unghie. E dopo c'è il bagno nell'acqua bollente finché la pelle non viene via. Dice, ma sì, sì, dopo però c'è pranzo, qui si mangia bene, vede qua carne, letto, tutto. E dopo il pomeriggio si ricomincia, martellata sulle unghie, finché le unghie non vengono via, e dopo bagno nell'acqua bollente con pelle che viene via. Dice, e dopo 5 tutto finito, qui siamo precisi come in Germania, e dopo qui c'è TV, c'è rilassamento, si va a letto, c'è ricreazione, e dopo al mattino poi sveglia alle 7 si ricomincia. Ah, va bene, ho capito. Vado a vedere gli altri. Sì, sì, prego, ma tanto il programma è lo stesso. Madonna, martellata sulle unghie, il martello. Ma nell'inferno francese. Ah, bonsoir, monsieur Bambilla, come so va? Allora, andiamo a provare il nostro charme francese. Sì, dice, il programma è un po' quello, ma lasciarlo. Intanto, Megran, la colazione al mattino, in sé. Bien, si mangia bene, il croissant, c'è anche il champagnino, sa, qua della Valle del Renon. E dopo alle 9, mi dispiace, ma martellata sulle unghie perché non vengono via, e dopo c'è il bagno, sa, dell'acqua bollente, ma con profumo francese. E poi c'è il pranzo, sa, in Francia c'è la cucina buona, pomeriggio stessa cosa, martellata, e dopo bagno, e alle 5, e poi c'è il sito le partite, il Paris Saint-Germain, so che a lei piace, e la chat francese. E lui dice, ma no, allora vado a vedere l'inferno napoletano. E dice, sì, sì, prego, ma poi vedrà che ci pensa noi, vada, vada. E va l'inferno napoletano, c'è il napoletano. Uè, compà, come va? Dice, sono qui all'inferno, assieme da me. E qui siamo poco da parlare. Il programma sta che alle 7 già da svegliare. Perché rompo, scassano cazzo qua se non ti svegli. C'è la colazione, c'è il cappuccino, sambo, il caffè buono, qua facciamo un buono. E dopo, alle 9, scassa a casa, la martellata sulle unghie, devono venire via, se no qua vengono gli ispettori, e dopo c'è l'acqua bollente, un casino. Allora lui, poveretto, crolla, fa, ma senti, ma cosa devo scegliere io? Tedesco, francese, napoletano, qui è un delirio, ma cosa devo scegliere? Sì.
sì, mamma è lo stesso, però il martello non si trova da me. L'acqua cala, la taglia rotta, muore, la qua non si sa mai. Vieni qua che ci assostiniamo. Questo la dice lui. Di chi è sto caffè qua? Mio. Però quello della pace. Ma sai che la passione che me la ricordo.